Ci troviamo oggi presso il Palazzo degli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, via Monti di Dio, Napoli, in presenza del professore Mario Raffa, professore di Ingegneria Economica e Gestionale della Federico II. Professore, ci può spiegare gentilmente qual è l'iter per la fondazione e la nascita di una start-up? Con riferimento, diciamo, al Premio Nazionale Innovazione, questi tornei che si fanno nelle università italiane, perché in altri casi è un po' diverso, se un ricercatore o uno studente o un dipendente dell'università ha un'idea di impresa, la presenta con questa sua, diciamo, idea a un gruppo di persone che, se la valutano come un'idea fattibile, inizia un percorso in cui questa persona o il gruppo di persone che fanno la proposta vengono aiutati a preparare un business plan. Che cos'è un business plan? Vedere se quella idea in un tempo certo può diventare un prodotto sul mercato. Poi c'è una selezione delle migliori idee, a queste viene proposto un finanziamento iniziale, e i finanziamenti sono di vario tipo. Dall'alto della sua esperienza, quali sono i campi della tecnologia in cui adesso, diciamo, lei consiglierebbe di poter fondare una startup? Ad esempio, si parla sempre della stampa in 3D, questa nuova tecnologia che sta praticamente sfondando il mercato. Lei ci può consigliare qualche ambito specifico? Allora, questo è quello che si chiama l'artigianato digitale, che ha una grande importanza. E però, diciamo, la verità è che oggi qualsiasi settore produttivo consente di avviare una nuova impresa. Mi spiego, cioè la stampa digitale, l'artigianato digitale, ormai è un po' lo strumento che avevamo un tempo, che era la progettazione degli ingegneri. Quindi la progettazione oggi avviene per tutti i settori in maniera innovativa. Questo significa che si può oggi creare una nuova impresa, una startup, sia nel campo dei servizi, sia nel campo della nuova industria, sia nel campo praticamente dei prodotti innovativi che derivano da ricerche di frontiera nel campo dell'università e dei centri pubblici di ricerca.